Eccoci qua, siamo sempre noi. Oggi ci troviamo nel Parco Naturale del Paneveggio. Siamo in provincia di Trento. Ci troviamo precisamente in località Pian dei Casoni, nella Val Venegia, e vorremmo arrivare a Baita Segantini. Dico vorremmo perché non so come sia la situazione neve, come sempre. Intanto andiamo a Malga Venegia, che sappiamo che è aperta. Infatti è segnato 20 minuti Malga Venezia, 40 minuti Venegiota e poi un'ora e mezza se ci riusciamo a arrivare su Baita Segantini. Ma che disette? Ah, sta uscendo il sole forse. Spero. No, spero. Partiamo. Vai. Ciao ciao. Guardate che meraviglia, amici del canale. Questo qui è un sentiero facile, almeno per il momento, ben battuto, e in questo periodo invernale dove c'è pericolo valanghe dappertutto cerchiamo di fare i sentieri semplici in modo da non correre nessun tipo di rischio. Qui 20 minuti, guardate che bello il panorama, siamo arrivati a Malga Venezia. Adesso proseguiamo, scendiamo e vediamo di arrivare. Porta. Del canale, dai che forse sta uscendo il sole, la nostra costanza ci ha premiato, dai, tante volte siamo partiti da schio questa mattina che pioveva e adesso sembra che esca il sole, domani dicono che c'è un tempo da lupi, quindi abbiamo detto se non approfittiamo oggi non facciamo un cavolo, quindi non bisogna mai desistere. Guardate che c'è il sole. Amici del canale, ecco qui, a un'ora e siamo arrivati a Malga Venegiota. Ora da qui il sentiero è diventato più stretto, adesso continua da quella parte e vediamo se riusciamo ad arrivare sul Segantini nonostante la neve. Guardate che bella che è. Porta. Amici del canale, dovevamo essere già arrivati, ma la neve ci ha un po' rallentato e adesso ci fermiamo a mettere le ciaspole. Vediamo di arrivare su.
words to describe this feeling of what it means to now be one. Nothing could ever keep apart, forever cherishing your heart. Amici del canale, missione compiuta, e ci abbiamo messo 2 ore e mezza ad arrivare su, e oggi il tempo, che bel panorama, guarda, si vede Cismonde la pala, là in fondo il mulet, c'è anche il mulet, guarda che bello, c'è una visuale meravigliosa sulle pale. Peccato che purtroppo la giornata non è delle migliori. Vabbè, dai, abbiamo trovato nebbia anche stavolta, però dai, missione compiuta lo stesso. Adesso torniamo giù dopo a mangiare qualcosa. Ciao ciao. So I give you my heart. So I give you my head. Ragazzi, torniamo indietro la stessa parte, perché con questa nebbia non ci fidiamo a fare un giro all'anello, poi c'è anche tanta neve. Ecco qui, adesso torniamo e andiamo a mangiare giù. Ciao ciao. Ecco, questa giornata è finita, non è stata un granché a livello di meteo, infatti siamo arrivati su alla baita Segantini e c'era un nebbione terribile, tristissimo. Adesso nevica anche. Adesso è iniziato pure a nevicare, poi ci siamo fermati qui all'unica struttura aperta, la Malga Veneggia. Per completare l'opera. E ci hanno detto che avevano finito il pane. E... se volevamo solo un dolce, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, dai. E non c'hanno, così non abbiamo mangiato niente, abbiamo bevuto solo una birra. E niente, adesso torniamo alla macchina e vabbè. Esatto, ci abbiamo messo circa 5 ore a fare tutto il video, tutto il giro. Confidiamo nella prossima uscita nel bel tempo. Speriamo che il bel tempo ci grati un po'. Adesso torniamo alla macchina, c'è un quarto d'ora da qui a tornare dalla macchina. Spero il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto, come sempre, vi chiedo di mettere un bel like, un pollice in su. E se volete vedere altri video come questi, oppure se volete prenderli come spunto per fare dei trekking vostri, vi chiedo di iscrivervi al canale in modo tale da rimanere aggiornati e a cliccare la campanella in modo tale da rimanere aggiornati sui prossimi video. Ciao a tutti da Domenico e ciao da no, fateci caso, ha già bevuto la birra, perché siccome non c'è andato da mangiare e ci ha dato solo la birra, è già così un pochino, dai. Ciao ciao.